Salve e benvenuti a Il mistero è servito. Il mistero è servito. Il mistero è servito. Sarà vera questa storia virale e abominevole che state per ascoltare? Migliaia di persone pensano di sì, però perché tu arrivi alle tue proprie conclusioni ti presento le evidenze. Esiste una compagnia chiamata Wayfair negli Stati Uniti. Il loro business consiste nel costruire e commercializzare mobili e accessori per la casa, il lavoro e l'ufficio. Quello che state vedendo è la loro pagina ufficiale. Fino a poche ore fa la gente usava internet per fare ricerche e ordini a questa ditta chiedendosi: sono i mobili Wayfair di buona qualità? I prodotti Wayfair sono migliori di quelli dell'IKEA? I mobili Wayfair sono duraturi? Wayfair quindi rappresenta un business grande e prospero, molto popolare negli Stati Uniti, ma quando cominciarono a tirare fuori una linea prodotti costosissimi con nomi di persone, qualcuno notò un fatto strano che è subito diventato virale. Quello che state vedendo sono i prezzi in dollari, ma non bisogna essere molto esperti in articoli d'arredamento per l'ufficio per rendersi conto che questi importi sono esorbitanti. Quindi, di fatto, questi armadietti, come si vede nella foto e nella descrizione, non dovrebbero avere prezzi simili, neppure se fossero fatti di materiali speciali o pregiati. Per esempio, questo mobiletto per contenere delle cose ha un prezzo di 12.899 dollari, senza contare che, come potete vedere nella parte inferiore, viene presentato in offerta, perché costava 15.000 dollari. Mettiamo come paragone questo, con nessuna relazione a Wayfair. Viene venduto normalmente a circa 49 dollari. L'armadietto Wayfair, che per gusto e colore non ha nulla di particolare, neppure tanto bello o moderno, con niente di straordinario, quindi sembra un mobile normalissimo. Costava invece 12.899 dollari. Uno potrebbe pensare che forse questo prezzo nella pagina Wayfair.com sia un errore commesso dal webmaster. Può succedere, però risulta che se fosse così è un errore commesso decine, decine e decine di volte. Ma a parte questo ci sono altri dettagli. Non avete fatto caso al fatto che gli armadietti hanno tutti nomi di persone? Non si sa di chi, né mai si saprà, però ad un internauta il nome Samia per un prodotto come questo è sembrato strano. Il soggetto non tardò a trovare questo. Casualmente c'è una minorenne chiamata Samia, scomparsa nel 2019 a Columbus, Stati Uniti. Non c'è solo questo. C'è un armadietto identico chiamato Yaritza, che inspiegabilmente è ancora più costoso di Samia. E anche Yaritza è il nome di un'altra bambina che scomparve, questa volta a Warrington, Connecticut, nel 2020. Ha 16 anni, è più piccola di un anno. C'è un altro armadietto chiamato Annabelle che si vende per 10.899 dollari. Di nuovo, Annabelle è il nome di una ragazzina scomparsa il 13 maggio del 2020. Ha 14 anni. L'armadietto Kayla, venduto per 12.099 dollari, è il nome di un'altra bambina scomparsa, Kayla Coleman. Sono coincidenze? Alla fine sono solo nomi di prodotti mostruosamente sopravvalutati, chissà, forse per errore. Ma c'è di più. Wayfair vende questo cuscino decorativo chiamato Jennifer René per 10.045 dollari. Jennifer Odom è il nome di una bambina scomparsa e in questa occasione, a differenza delle precedenti, probabilmente penserete che questa sia una coincidenza casuale, ma se osservate bene il nome completo di Jennifer Odom è Jennifer René. Lo stesso con un altro cuscino, incredibilmente sopravvalutato, chiamato Lucas James, il nome di un bambino scomparso,
James Ocon. Un'altra bambina, chiamata Tori Dunning, anche in questo caso il cuscino porta il nome della ragazzina. Accade ancora con un cuscino di $9.999, col nome di Lely Powers, che ancora una volta è il nome di una bambina scomparsa. C'è un cuscino dal nome strano, Zedzik Zadon, che è l'appellativo di un ragazzino chiamato James Cameron Zedzik, anche lui scomparso. Che ti sembra fino ad ora? Qual è la tua opinione? Non credi che qualcosa di molto strano stia accadendo qui? O sei scettico? Se è così, ti avviso, c'è ancora di più. Questo è un codice a barre universale. L'avrete visto sicuramente moltissime volte. La sua funzione è semplice, serve per classificare e identificare prodotti commerciali. Il codice a barre è molto più sicuro ed efficiente per catalogare un prodotto invece che il nome. Nel mondo anglosassone è conosciuto come SKU. Lo SKU di un armadietto chiamato Malaya marca Wayfair è quello che state vedendo proprio ora sullo schermo. Se aveste preso questo codice prodotto e messo nel motore di ricerca Yandex fino a poco tempo fa, avreste visto questa foto. Yandex è un'impresa tecnologica russa specializzata in prodotti internet e ha il suo proprio motore di ricerca con funzioni identiche a quelle di Google. Il fondo di tutto questo assunto è questo. Si crede che attraverso Wayfair si diriga una rete di traffico infantile di minorenni e che tutti questi prodotti non siano altro che un linguaggio in codice perché pedofili con alto potere d'acquisto in lungo e largo per il mondo si possano mettere comodamente nella pagina dell'impresa a realizzare acquisti mentre in un'altra finestra possono vedere l'aspetto degli adolescenti che comprano nelle pagine delle persone scomparse. Si crede che Wayfair, tramite questo sistema, faccia anche qualcos'altro di cruciale, che è lavare soldi che provengono da queste attività sotto gli occhi del fisco, che supervisiona transazioni di denaro. In altre parole, questa sembrerebbe una semplice compravendita di mobili. Il signor John Costello, direttore delle comunicazioni di Wayfair, ha pubblicato questo in risposta a una cliente preoccupata. Salve Diana, grazie per la mail. Di seguito c'è la nostra dichiarazione ufficiale. Ovviamente non c'è niente di reale in tutto quello che è stato detto. I prodotti in questione sono armadietti industriali e i prezzi che hanno sono corretti. Riconosciamo che le foto e le descrizioni scritte dai providers per i nostri prodotti non sono adeguate per spiegare i prezzi che hanno. Quindi, temporaneamente, rimuoviamo i prodotti dal nostro sito, con l'obiettivo di riportare descrizioni più adeguate che spiegheranno il perché di questi prezzi e, conseguentemente, cambieremo i nomi che hanno. Distinti saluti, John. Dopo la caterva di coincidenze presentate, molti hanno trovato le spiegazioni del signor Costello poco convincenti. Altri preferiscono neppure pensare che cose come queste possano accadere. Se il video ti è piaciuto, per favore metti pollice in alto e iscriviti a questo canale. Molte grazie e arrivederci al prossimo video.